ormai questi mercoledì sera della BTS cominciano a prendere forma sempre di più, non solo per la vostra partecipazione, ma perché un po' i temi che affrontiamo vanno un po' sempre di più caratterizzandosi con argomenti un po' di frontiera, innovativi, un po' che facciano da ponte tra medicina e psicologia, psicoterapia, e un po' sempre seguendo il nostro modello, quello che gli allievi nostri ben conoscono ormai, il modello biopsicosociale per affrontare le questioni che hanno a che fare con la salute. Questa sera abbiamo con noi, sempre per generosa volontà di partecipazione di quanti ci onorano della loro presenza, Francesco Bortaccioli e Anna Giulia Bortaccioli. Probabilmente molti di voi già conoscono Francesco perché è sicuramente uno dei grandi nomi della psiconeuroendocrinoimmunologia, società tra l'altro di cui è stato anche fondatore oltre che presidente, e che diciamo negli anni ha sempre cercato di diffondere in qualche modo una cultura diversa della pratica medica e dell'approccio alla salute, quindi anche con un'apertura alle cosiddette medicine alternative, ma sempre in un'ottica rigorosamente scientifica. Tra l'altro Francesco Bottaccioli, oltre che essere uno psicologo, è un giornalista, è un grandissimo divulgatore di questi temi, per cui saprà sicuramente anche, come dire, renderci più comprensibili tematiche che sono complesse. Insieme ad Anna Giulia hanno redatto un grande, che è un punto di riferimento, un manuale di psiconeuroendocrinoimmunologia, oltre che essere entrambi autori di pubblicazioni scientifiche sempre più rilevanti all'interno della comunità internazionale. Per cui non vi tedio ulteriormente, vi ringrazio ancora e do subito la parola prima a Francesco. Bene, grazie. Allora, grazie a voi, grazie ad Antonio, alla scuola che ha voluto invitarci. L'argomento che tratteremo io e Anna Giulia è un argomento adesso molto, molto in voga, molto discusso anche in ambito scientifico internazionale con applicazioni cliniche importanti, però come vedremo è un argomento che chi si occupa di psiconeuroendocrinologia ha individuato da parecchi anni. Da parecchi anni perché? Perché come vedremo il paradigma della psiconeuroendocrinologia descrive esattamente la comunicazione bidirezionale che c'è tra la dimensione psichica e i sistemi biologici. Bidirezionale vuol dire che si influenzano reciprocamente, quindi vuol dire che quello che accade nei piani alti dell'organismo ha delle conseguenze nel corpo, nei sistemi biologici, e che a loro volta i sistemi biologici influenzano la dimensione psichica e i comportamenti. Questo apparentemente è una cosa alquanto semplice, sembra scontata. In realtà è una storia che adesso non potremo ripercorrere, ma chi avrà il piacere o la voglia o l'interesse di leggere il volume o altri scritti nostri vedrà che per arrivare a questa conclusione ci sono avuti decenni di lavoro, decenni di ricerche per dimostrare l'influenzamento reciproco, e quindi non solo presupporlo dal punto di vista strettamente culturale, ideale, ideologico, ma documentarlo usando la verifica scientifica, la biologia molecolare, la fisiologia dei sistemi. La mia presentazione tratterà soprattutto le questioni generali e poi Anna Giulia affronterà più in dettaglio come può applicarsi questo paradigma nel concreto, nella clinica. Intanto l'infiammazione, due parole di tipo storico che conoscete tutti, ma è bene ribadire una cosa:
che questa idea dell'infiammazione, cioè quella che tutti hanno studiato a scuola, il rossore, il calore, il dolore, il gonfiore, viene appunto dalla medicina antica, Celso, poi Galeno ci ha introdotto la funzio lesa, come conseguenza appunto di queste modificazioni c'è una diminuzione della capacità funzionale del tessuto dell'organo coinvolto. Questo concetto è un concetto che è rimasto, diciamo, nella, non solo nell'immaginario, ma anche nella letteratura scientifica per molti secoli, fino all'epoca moderna, e c'è l'idea in sostanza che l'infiammazione sia un fenomeno prodotto dall'esterno, quindi una conseguenza, come si dice, di una noxa, di un evento che produce una modificazione dell'organismo. C'è stato questo grande scienziato, che non era un medico ma era uno zoologo russo, uno dei fondatori, dei padri fondatori dell'immunologia moderna, Ilya Mechnikov, il quale è passato alla storia per molte idee, ma quella che più importante è la cosiddetta teoria della fagocitosi, cioè scopre la capacità di alcune cellule immunitarie, che li chiama macrofagi, di contattare, individuare, recepire, internalizzare e digerire sostanze estranee. Questo lo scopre in Italia, lo scopre a Messina, e qui c'è una targa, vedete, in questa contrada del Ringo, Ilya Ilyich Mechnikov, 1895-1916, scienziato russo, premio Nobel 1908, scoprì la fagocitosi nel Natale dell'82. A Messina c'era un importante laboratorio di fisiologia animale, marina, e lui studia esattamente la stella marina. La stella marina, che era anche particolarmente adatta perché era trasparente, e quindi poteva osservare al microscopio quello che faceva la stella marina nei confronti dei materiali esterni, internalizzava e poi l'agglomerato di cellule che cominciavano a digerire questa sostanza. Da lì lui dice: anche noi abbiamo queste cellule, sono macrofagi e svolgono questa funzione. Ma a parte questa cosa che trovate nei libri di storia, di medicina, i concetti più importanti che ci interessano ai fini del nostro discorso è che, vedete, l'infiammazione non è solo dannosa, bensì è protettiva. Quindi Mechnikov, contro l'idea dominante dell'epoca, dice: no, l'infiammazione è ciò che consente all'organismo di rispondere ad eventi. E questi eventi, questo è molto importante, non sono solo eventi esterni, ma sono anche eventi interni all'organismo. E lui dice che la regolazione delle cellule immunitarie può essere all'origine di danni, o la disregolazione può essere all'origine di danni alle strutture dell'organismo. Cioè comincia a introdurre un concetto rivoluzionario, e cioè che la salute e la malattia dell'organismo dipendono dall'equilibrio di questo sistema. Quindi il sistema può difenderci e al tempo stesso può danneggiarci. Questo è un libro che io ho letto recentemente, che non conoscevo prima, è un testo del 1908, questa è la quarta edizione, è uscito nel 1903, vedete la Nature Man, e qui sotto c'è un sottotitolo che non lo potete leggere, ma mi pare che c'è scritto saggio di filosofia ottimistica, laddove appunto lui fa un ragionamento a largo raggio. Vi cito solo due cose veramente, a mio avviso, impressionanti. A un certo momento dice: i macrofagi possono essere all'origine dell'aterosclerosi,
Dice l'aterosclerosi è una malattia infiammatoria. Ci sono voluti 100 anni per arrivare a questa conclusione. E lui dice esplicitamente in questo testo. Dice di più. Sulla base di reperti autoptici, quindi un patologo sperimentale, quindi lavorava su questo, conclude: è possibile vedere nel cervello degli anziani, quindi meccanismi neurodegenerativi, vedere macrofagi che attaccano i neuroni. Questo lo scrive nel 1903 a Luisa Alzheimer. La prima documentazione dell'Alzheimer è del 1906 e la diffusione di questa malattia è del 1910, quando Kraepelin pubblica nel suo trattato di psichiatria la menzione della malattia di Alzheimer. Questo per dire la lungimiranza di questo scienziato, che introduce dei concetti per noi adesso fondamentali. E poi c'è questa, facciamo un salto di quasi 100 anni, questa è una scienziata contemporanea, è nata nel 47 ed è National Institute, la vedete con il suo amatissimo cane. Verso la fine degli anni 80 pubblicò un lavoro il cui secondo autore era il nome del suo cane. Esattamente, fece un putiferio, perché quando si accorsero che il secondo autore era il cane, il direttore della rivista la prese molto male e dichiarò l'ostracismo alla Pally Metzinger. La cosa bella dei National Institute, dove lei lavorava, è che loro invece non la presero male. Dissero sostanzialmente che tutto sommato poteva essere anche corretto, dal momento che il cane aveva passato molto tempo nel laboratorio e che quindi, no, a buon diritto poteva. Al di là di questa battuta, la Metzinger ci ha introdotto ci ha consegnato un concetto fondamentale, e che è l'idea che il sistema immunitario può attivarsi non solo dall'esterno ma anche dall'interno, e con questi lavori cominciamo a capire bene quali sono i meccanismi di attivazione del sistema immunitario dall'interno. Cioè lei dice che il sistema immunitario può attivarsi anche per pericoli interni, per segnali di pericolo interni. Tant'è vero che poi da qui vennero studiate una classe di molecole che vennero battezzate con una poca, diciamo, perspicacia, allarmine, per dire che appunto è lo stimolo interno. In tempi recenti l'infiammazione è diventato un fenomeno dilagante. Questo è uno schema che, vedete, vi dice che l'infiammazione entra in tutte queste patologie. La cosa molto curiosa e molto interessante ai nostri fini è che mancano disturbi psichici, cioè ci sono le malattie neurodegenerative, ma non ci sono i disturbi psichiatrici. Recentemente anche i scienziati dell'establishment, diciamo, hanno capito che le evidenze nel campo delle relazioni tra infiammazione e malattie psichiatriche sono talmente rilevanti che non è più possibile farne a meno dal punto di vista dello studio. Questo è uno studioso che ha pubblicato in inglese, che ha pubblicato recentemente questo testo, di cui so che c'è anche un'edizione italiana recente, credo che l'ha pubblicata Bollati Moringhieri con il titolo La mente in fiamme o una cosa del genere. Comunque, se qualcuno vuole leggere anche in italiano, è uscito da poco anche in italiano. E questo è interessante, è il
questa è un'immagine presa da questo libro, ripeto, l'edizione inglese, questo è il circolo vizioso dell'infiammazione e della depressione, che giustamente dice può essere rotto dalla meditazione, dalla psicoterapia, dai farmaci antidepressivi e, vedete qui, non lo vedete malamente, ma dai farmaci antinfiammatori. Quindi attenzione, farmaci antinfiammatori, ma quali sono i farmaci antinfiammatori che propone questo professore del King's College di Londra? I farmaci antinfiammatori non sono i banali antinfiammatori. I farmaci antinfiammatori che propone sono gli anti-TNF-alfa, che sono i farmaci che vengono usati normalmente per la cura delle malattie autoimmuni, di alcune malattie autoimmuni, in modo particolare l'artrite reumatoide, la psoriasi, ma anche il morbo di Crohn, la malattia infiammatoria intestinale, eccetera. Quindi farmaci importanti, farmaci pesanti economicamente e pesanti anche dal punto di vista dell'effetto sulla fisiologia umana. In tutto il libro lui dice sì, la meditazione è importante, la psicoterapia è importante, le evidenze però non sono tante, vedremo che invece le evidenze ci sono, e propone soprattutto di gettarsi nella ricerca nel campo dei farmaci antinfiammatori. Se leggiamo la sua biografia nell'ultima pagina del libro, vedete che correntemente è un leader del consorzio accademico industriale per lo sviluppo di nuovi farmaci antinfiammatori per la depressione. Quindi questo è l'indirizzo che ha lavorato per l'Allaxo, anche se c'è scritto a mezzo tempo. Questo è l'indirizzo che sta, cioè diciamo le conclusioni che l'establishment, sorretto appunto dall'industria farmaceutica, sono le conclusioni della fisiopatologia che lega appunto l'infiammazione alla depressione. Voglio farvi, non è per narcisismo, ma questa è la prima edizione di psiconeuroimmunologia, la prima edizione settembre 95. Vedete, i difetti nel controllo dell'infiammazione, la proposta di un nuovo paradigma scientifico. Paragrafo, l'infiammazione e la depressione hanno un'unica origine? Settembre 1995. Quindi voglio dire, i dati, anche se pochi, però c'erano per cominciare a fare dei ragionamenti più complessi che legano il corpo, l'organismo nel suo insieme alla dimensione psichica. Quindi dicevo che chi si occupa di psiconeuroendocrinologia questo legame l'ha individuato da tempo, perché abbiamo documentazione, che io adesso vado rapido, ma la sostanza è questa, documentazione che quello che accade nella periferia dell'organismo, per esempio se un vostro paziente ha una malattia infiammatoria cronica o anche un'infiammazione X che dura da un po' di tempo nell'intestino, in un'altra zona del suo organismo, da lì si rilasciano citochine, quindi molecole del sistema immunitario a carattere infiammatorio, che prendono due strade. Poi vedremo, ci sono anche altre strade, queste sono quelle assolutamente più antiche. È la strada del sangue, tramite la circolazione sanguigna, queste molecole, qui c'è scritto interleuchina 1, interleuchina 6, TNF-alfa, arrivano a livello cerebrale. A livello cerebrale, vedete, qui c'è tutta una zona del cervello che si chiamano organi circumventricolari, che sono senza barriera ematoencefalica, quindi quello che c'è nel sangue passa facilmente a livello del tessuto cerebrale, e poi sono stati scoperti recettori nella cosiddetta barriera. Sapete che la struttura
sanguigna, dei capillari sanguigni che protegge il cervello dal contenuto del sangue periferico. Nella barriera ematoencefalica ci sono recettori che catturano i segnali delle citochine e le portano all'interno del parenchio, all'interno del tessuto cerebrale. Questa è una via nervosa scoperta più recentemente, fine anni 90, inizi anni 2000, qui è segnato in modo particolare il nervo vago, ma diciamo in generale il nervo vegetativo, che è il grande collegamento tra il cervello e l'interno dell'organismo. Il nervo vago in particolare ha recettori per le principali citochine, quindi quello che accade in periferia il nervo vago lo recepisce tramite i propri recettori e lo porta a livello centrale, lo porta laddove il vago sorge, cioè a livello del tronco dell'encefalo, bypassando ampiamente la barriera encefalica, perché il collegamento è un collegamento nervoso. Sapete tutti poi che da qui il vago fa partire un riflesso di tipo efferente, e cioè torna nel luogo dell'infiammazione, rilascia, conosciamo anche i dettagli molecolari, rilascia acetilcolina che va a bloccare NFKB, insomma blocca la risposta infiammatoria locale. Dico sempre che questa grande scoperta può essere immediatamente tradotta a livello clinico insegnando i pazienti a respirare, perché se riduci la frequenza del respiro incrementi l'attività del vago e quindi aumenti la capacità antinfiammatoria di questo riflesso vagale. Questo è un dato più recente, molto importante. 1 giugno del 2015 su Nature, un gruppo di neuroanatomisti guidato da Antoine Louvot documenta per la prima volta, non è vero, adesso ho saputo che non era la prima volta, per la prima volta dal punto di vista scientifico moderno, per la prima volta che il cervello contiene una rete linfatica. Nei test in neuroanatomia c'è scritto che il cervello non ha un sistema linfatico e il lavoro della linfa lo fa il fluido cerebrospinale. In realtà questi anatomisti sotto la dura madre, che è la membrana meningea più esterna, hanno trovato una rete di vasi linfatici del tutto simile a quella degli altri organi. Ho saputo l'altro ieri, leggendo un editoriale di Nature Medicine, scritto da un giovane storico delle neuroscienze italiano, che ha documentato che Piero o Paolo Mascagni alla fine del Settecento descrisse esattamente una rete linfatica a livello cerebrale. Poi però questa cosa è stata, come accade spesso, oscurata e poi è passata la versione tedesca, che ha concluso che il cervello era un organo speciale e che quindi non poteva avere il sistema linfatico come un banalissimo altro organo del nostro corpo. Comunque, questa cosa è importante perché poi successivamente sempre questo gruppo qualche mese fa ha pubblicato un altro lavoro che dimostra che non solo quello che c'è qui viene drenato, ma è un sistema linfatico, cioè i linfonodi e i linfonodi cervicali che drenano il contenuto linfatico del cervello sono anche la stazione di controllo del cervello, cioè è una via a doppio senso, non è solo in uscita ma anche in entrata, quindi è un'altra via di collegamento tra cervello e sistema immunitario. E poi, perché l'infiammazione può colpire il cervello? Questa è un'altra cosa che normalmente non si studia. Cervello, sistema nervoso, organo nobile, controllo. Il cervello c'è un sistema immunitario. C'è un sistema immunitario molto sviluppato, molto strutturato. Quindi è un organo che ovviamente
non solo c'ha la sua dinamica immunitaria intrinseca, ma è anche un organo che, avendo tutte le più importanti cellule immunitarie, è esposto alla segnalazione che viene appunto dalla periferia dell'organismo. E qui trovate tutte le più importanti cellule a livello meningeo, nelle membrane meningee, ma noi abbiamo documentazione che proprio dentro il cervello ci sono cellule immunitarie anche particolarmente strutturate in senso infiammatorio, per esempio nel cosiddetto epitalamo, che è la struttura che contiene, che è composta dall'epifisi e dalla venula. L'epifisi è nota perché è quella che produce la melatonina, epifisi e la venula, questo è l'epitalamo. Nell'epitalamo c'è la più grande concentrazione di cellule mastoidi. Le cellule mastoidi o mastociti sono quelli che in periferia ci fanno venire le bolle. Quando ci abbiamo un attacco d'orticaria, la degranulazione dei mastociti produce il polfo. E queste cellule le abbiamo anche dentro il cervello. Ovviamente, per fortuna, sono regolate non in senso infiammatorio, quindi c'è un problema di controllo dell'attività immunitaria, ma voi capite che sono dei potenziali strumenti di produzione di una risposta infiammatoria locale. Questa è un'immagine di una nostra review che ho scritto Anna Giulia, io e il nostro collega fisiologo dell'Università di Urbino, Andrea Minelli. Abbiamo pubblicato sugli annali della New York Academy of Science. E riguarda, sapevo che era gratis, adesso non è più gratis. Abbiamo scoperto l'altro ieri. Fino a un certo momento è stata gratis, però insomma, se vi interessa in qualche modo ve la facciamo avere, ovviamente. Ed è una rassegna che studia il paradigma della psiconeuroendocrinologia proprio sulle malattie, sui disturbi psicologici e psichiatrici. Non posso ovviamente descrivere tutto, ma voglio segnalarvi questo. Qui c'è scritto stress. Sotto questo grande cappello c'è scritto avversità, early life adversità, avversità delle prime fasi della vita, traumi, abusi, maggiori eventi della vita. Insomma, c'è la vita là dentro, no? Ci hanno messo sto cappello stress, ma è tutto ciò che in qualche modo sopravanza le capacità di coping e di resilienza dell'individuo. No, questo è lo stress dal punto di vista, non è un stress positivo, ma come sappiamo tutti, come capacità di disregolazione sia dell'aspetto psichico che dell'aspetto dei sistemi fisiologici. Allora, stress, come abbiamo detto, abbiamo scritto, cambiamenti epigenetici nei circuiti neurali e nelle funzioni cerebrali. Che vuol dire? Vuol dire che, come sappiamo bene, i traumi, le avversità nelle prime fasi della vita e tutto il resto lasciano dei segni, e questi segni non solo sono segni semplicemente di stati mentali. Gli stati mentali sono quelli che lo psicologo, lo psicoterapeuta vede nel paziente. Ci sono poi dei segni di natura biologica che non sono visibili al contatto col paziente, ma che sono documentabili con appunto indagini più sofisticate, e che sono segni di modificazione epigenetica, e quindi non di modificazione della struttura del genoma, ma modificazione della espressione dell'informazione contenuta nel genoma. Questo è l'epigenetica. Segnature ovviamente disadattative, quindi segnature che sorreggono stati mentali disadattativi e che inducono alterazioni neurobiologiche disadattative. E qui c'è tutta la descrizione di quello che accade. La cosa, secondo me, più interessante, questa sigletta qui che manco si vede, che è una sigla che significa risposta trascrizionale conservata alle avversità. Questi sono studi che vengono soprattutto dal campus di Los Angeles,
c'è un immunologo in particolare che è Stephen Cole, che da molti anni studia gli effetti delle modificazioni mentali, dello stress, diciamo, in senso generale, sulla epigenetica delle cellule immunitarie. E lui, sia da studi sull'animale, sia da studi sugli umani, dimostra che una condizione o di trauma o di stress cronico induce una segnatura epigenetica stabile nelle cellule immunitarie in senso infiammatorio, cioè in sintesi che fa, i geni di queste cellule vengono sopraregolati in modo particolare, i geni che comandano la sintesi delle interleuchine infiammatorie. Quindi tu hai un pattern stabile di iperattivazione infiammatoria, per cui quella persona lì, come gli arriva uno stimolo anche banale, che in un altro organismo ha invece capacità, no, di regolazione, stimolo banale, risposta infiammatoria esagerata. E qui il circolo si chiude ovviamente, no? Poi dal corpo hai di nuovo influenza a livello centrale. Quando il vostro trattamento funziona, e qui ci abbiamo messo terapie mente corpo, psicoterapie e ovviamente anche psicofarmacologia, quando funziona, producono una reversione epigenetica. E cominciamo ad avere documentazione di questa reversione epigenetica. Cioè la segnatura è una segnatura matita che può essere cancellata e quindi può essere revertita. Questo è un concetto, mi pare, molto entusiasmante, nel senso che dà una prospettiva al lavoro soprattutto dello psicologo e dello psicoterapeuta. E quindi questa è un'immagine che riassume un po' i discorsi fatti. Noi qui abbiamo, vedete, tutti questi fattori che possono produrre infiammazione, stress, come l'abbiamo descritto, alimentazione infiammatoria, obesità, sedentarietà, malattie infiammatorie, ovviamente, inquinamento, è inutile che lo descriva, sappiamo tutti ormai che l'inquinamento ha degli effetti non solo tossici, cioè strutturali sulla cellula, ma induce anche infiammazione, farmaci. E qui soprattutto, banalmente, semplicemente ricordare gli antibiotici, gli effetti che fanno sul microbiota e da qui la disregolazione del sistema immunitario. Questo produce un rilascio di citochine, queste citochine producono dell'alterazione a livello centrale, qui vengono segnati solo alcuni principali trasmettitori, la serotonina, la dopamina, noradrenalina, che vengono ridotte, il glutammato che viene incrementato, BDNF che viene ridotto, questo produce stati mentali noti, anedonia, ansia, eccetera, depressione. In corso di depressione c'è un rilascio di molecole infiammatorie, interleuchina 1, interleuchina 6, TNF-alfa, e qui il centro va a chiudersi. È per questo che l'organismo va visto intero, perché dobbiamo capire quali sono tutte le fonti dell'infiammazione, che possono essere fonti alte, quindi fonti di carattere psicologico, relazionale, comportamentale, e di basse, diciamo così, cioè che vengono direttamente dal corpo o dall'esterno, inquinamento e altre condizioni di carattere fisico. Di questo ne parlerà forse in dettaglio Anna Giulia sul microbiota. Vado più rapidamente perché mi accorgo che sto andando sul microbiota, però voglio dirvi una cosa sola, guardate, solo questo. Questo è lo schema complesso, vi fa vedere lo stress, aumento del cortisolo, danneggia la barriera, l'epitelio intestinale, questo danneggiamento produce la barriera diventa più permeabile dai batteri,
che stanno qui, i batteri attivano la risposta immunitaria, l'immunità produce citochine, vanno col sangue, vanno con i nervi, però guardate qui, alterazione del metabolismo del triptofano. Ed è questo quello che accade. Il triptofano invece deve andare verso la sintesi della serotonina, va verso la sintesi del glutammato. E quindi tu alla fine c'hai un incremento del glutammato e una diminuzione della serotonina, che sono i due marker più noti dal punto di vista neurobiologico della depressione. E quindi perché i pazienti depressi sono infiammati o perché i pazienti infiammati sono depressi? Questa è voglio segnalare questo studioso, è un italiano che lavora a Londra da 20 anni ed è uno dei più importanti studiosi nel campo della depressione e dell'infiammazione, Carmine Mariani. E questo è il lavoro che lui fece con il suo gruppo di ricerca ormai più di 10 anni fa. Vedete, queste sono persone depresse, facendo zero persone non depresse, solo la depressione produce questo incremento dell'infiammazione. Queste sono persone maltrattate, che hanno questo incremento dell'infiammazione, queste sono persone maltrattate, con la storia voglio dire maltrattamenti, che al momento dello studio sono depresse. Vedete come schizzano in alto gli indici infiammatori. E questa è una prova molecolare. Questo è uno studio fatto su persone senza depressione, persone con depressione. Questa è la verifica delle citochine infiammatorie nel sangue di questa gente. E voi vedete, guardate, queste sono le persone di controllo e questa è la linea delle persone depresse. Avete un incremento incredibile, da 4 a 40 l'interleuchina 1, da 11 a... quanto è? 978 l'interleuchina, insomma c'è una documentazione evidente. Diciamo così che nella gran parte delle condizioni depressive, se non vogliamo dire in tutte, c'è una componente infiammatoria rilevante. Vabbè, vado più rapidamente. No, questo forse ve lo devo far vedere, ho finito. Questo è il ritmo circadiano del cortisolo. Voi sapete, il cortisolo è l'ormone dello stress, c'ha un andamento variabile nelle 24 ore, c'è un picco mattutino e poi vedete questo è il soggetto normale, no? Questo è l'andamento, vedete a mezzanotte è il minimo, perché in questa situazione c'è un altro ormone al massimo, che è la melatonina. Quindi abbiamo questi due ritmi che vanno a bilancia e vanno a regolare insieme agli altri ritmi. È fondamentale che il cortisolo segua questo ritmo, perché altrimenti crea dei gran casini, no? Disturbi del sonno, oltre che problemi al sistema immunitario, metabolici. Questa è la persona con la depressione. Vedete com'è disregolato il ritmo circadiano. Guardate, a mezzanotte guardate dov'è il picco. Alla sera c'è un rialzo incredibile, alle 2 di notte c'è proprio, è tutto alterato. E infatti la prima cosa che si nota in una persona con depressione è il disturbo del sonno, no? Un elemento che ha un corrispettivo di carattere vissuto psichico della persona, ha però una base anche di carattere biologico che sta appunto nell'andamento del cortisolo. Chi è obeso produce infiammazione, queste sono tutte le molecole che vengono rilasciate dal tessuto adiposo. Questo è uno studio fondamentale, voi studiate molto anche il trauma, questo è uno studio del King's College, un prospettico di 25 anni, ci hanno seguito donne in gravidanza e poi i bambini all'età di 25 anni e hanno stabilito una correlazione stretta
tra depressione materna in gravidanza e aumento della PCR nei giovani a 25 anni di età. La PCR, sapete che la proteina C reattiva è il principale marker infiammatorio. L'alimentazione infiammatoria materna altera microbiota, questa è tutta una parte importantissima che ometto. Vi dico però una notizia che forse vi interesserà: il 16 di questo mese la sezione laziale della nostra società scientifica, la SIPLE, con Anna Giulia e Veronica Ricciuto, che è una ostetrica della nostra società, faranno un evento, proprio un convegno, una conferenza sulle prime fasi della vita. Dove? Allora, il Teatro Arma, che è in via Ruggero di Lauria 22, quindi quartiere Bravi, una traversa di via Andrea Doria. E quindi avrete modo di vedere tutta questa parte molto interessante che io tralascio, però è importante sapere che se una donna in gravidanza ha un'infiammazione sregolata, anche il bambino nascerà con problemi al sistema immunitario, e in modo particolare nascerà con problemi di alterazione, dei due circuiti immunitari fondamentali, in modo particolare un incremento del circuito TH2, che è quello che sorregge asma, atopia, cioè dermatite atopica, e disregolazione in senso allergico. Quindi abbiamo un'alterazione del circuito TH1 che io adesso non vi descrivo. Volevo arrivare alla conclusione. Ecco, c'ho due slide, ho fatto. Quali sono le cause psicosociali del link depressione e infiammazione? Intanto c'è un incremento delle condizioni d'ansia e depressione nelle fasce giovani in tutti i paesi ricchi, e un forte incremento di questi disturbi nei paesi in crescita capitalistica come Cina e India. C'è un uso di sostanze stupefacenti sempre più massiccio. La sedentarietà, 50% degli americani, ma penso anche degli italiani adulti, fa scarsa attività fisica, ora di più. La dieta, sappiamo che è una dieta prevalente, cosiddetta dieta occidentale, è una dieta prevalentemente infiammatoria. 55% degli obesi corre il rischio di depressione, il 58% dei depressi corre il rischio di obesità o comunque disregolazione, come sapete, del peso. I farmaci, come abbiamo già detto, ci sono alcuni farmaci usati in cardiologia, i beta bloccanti, è noto che possono indurre depressione, quindi è molto importante anche nella anamnesi del paziente, anche in ambito psicologico, sapere che tipo di farmaci prende questa persona, e alcuni farmaci, appunto, c'è un incremento del rischio in senso depressivo. E adesso le ultime due slide sono quelle che mi interessano di più. Sapete che c'è l'FDA ha approvato un analogo della chetamina che si chiama esketamina, nel spray nasale. Fino ad ora la chetamina veniva usata solo nei momenti di massimo pericolo, le persone con depressione grave che avevano provato ad ammazzarsi, rischio di suicidio elevato, endovena e chetamina, risultati importanti abbastanza rapidamente. Adesso l'industria propone lo spray nasale, che è ben diverso ovviamente dall'endovena, e quindi è potenzialmente più espansivo come target e potenzialmente molto più pericoloso, perché come sapete la chetamina induce in una quota non piccola, di globa è piccola, 5%, 5% è una cosa piccola, induce una serie di effetti secondari, tra cui innanzitutto la dissociazione. La dissociazione, sapete meglio di me, che è il tratto caratteristico della psicosi. Quindi noi rischiamo... In pronto soccorso si vedono gli intossicati da chetamina. La chetamina, la dipendenza, appunto, che sono dissociati. Quindi attenzione, perché l'ha approvato l'FDA,
con tutta probabilità la proverà anche l'Agenzia Regolatoria Europea, perché ce l'ha ovviamente nel cassetto anche l'Agenzia Europea. Ci sono state fatte una serie di regole che vanno, per carità, vanno bene, ambiente ospedaliero, attenzione, però lo spray nasale è virtualmente una roba devastante secondo me, perché può essere usato in modo maldestro e produrre, e potrebbe produrre l'effetto più, diciamo, più devastante di tipo iatrogeno dell'ultimo secolo. E qui ho finito di raccontare questa storia che mi piace molto. Questi sono pazienti depressi ricorrenti e quindi pazienti della, diciamo, potenzialmente target della chetamina, pazienti cronici, depressione cronica. Questo è uno studio randomizzato, controllato, fatto in ospedale universitario di Delhi dal Dipartimento di Psichiatria dell'ospedale di Delhi. Randomizzato, controllato, stesso gruppo di pazienti divisi in due gruppi, da un lato farmaco, serotoninergici, dall'altro yoga integrale. Lo yoga integrale è asana, posizioni, pranayama, cioè respiro, dhyana, meditazione. Questo è lo yoga integrale. Lo studio dura 12 mesi, alla fine dei 12 mesi si fanno i controlli. Premessa, passo indietro. La cosa più interessante che hanno fatto gli indiani, i psichiatri indiani, è che hanno stratificato i due campioni anche dal punto di vista genetico. Voi sapete che per la depressione si dice che ci sia una predisposizione genetica che riguarda in particolare il cosiddetto trasportatore del gene che codifica il trasportatore della serotonina. Ok? Le persone che, e qui c'è la differenza tra variante corta e variante lunga, le persone che hanno in omozigosi, cioè tutti e due i geni, corti, quindi SS, short, sono quelli a maggior rischio. Quelli che hanno invece la variante lunga, in omozigosi non sono a rischio, quelli intermedi in eterozigosi sono insomma a metà. Questo è. Gli indiani che hanno fatto? Hanno distribuito queste varianti nei due campioni, quindi i due campioni erano omogenei anche dal punto di vista genetico, per vedere se c'era la differenza non solo in generale ma soprattutto sulla variante genica più, no, individuata come più a rischio. E queste sono le conclusioni. Guardate che non solo in termini generali lo yoga è nettamente superiore al farmaco, ma guardate qui, questo istogramma qui è quello della variante SS, cioè quelli più a rischio. Lo yoga ha, diciamo, portato in remissione il 57% del gruppo, il farmaco il 6% del gruppo. Cioè è stata una roba veramente notevole da questo punto di vista. Poi che hanno fatto un altro lavoro sull'enzima dell'acido folico che non vi racconto, ma è la stessa variante genica, anche di disadattativa, verso su un'adattativa, e anche qui c'è una superiorità dello yoga nei confronti del farmaco. Allora voglio dire, e ho finito davvero, quando pensiamo depressione, infiammazione, non dobbiamo pensare che la soluzione sono i farmaci antinfiammatori. La soluzione sono i comportamenti e le terapie che agiscono nell'insieme dell'organismo. Mi dispiace non avermi portato un pezzo di Pierre Janet, la medicina psicologica, dove lui dice che la psicoterapia è fatta di intervento psicologico e di intervento sulla digestione, sull'intestino del paziente. Questa era Pierre Janet, che nel 23 descriveva questo approccio. Dice: lo psicoterapeuta innanzitutto dovrebbe occuparsi dell'alimentazione del paziente, e questo è dal suo punto di vista della psicoterapia.
Se avete domande, nel frattempo mi sto cambiando il file. Ah sì, certamente, se volete. Aspetta che tolgo il mio. È meglio forse alla fine, che si finisce qua. Sì, sì. Allora, buonasera, grazie Antonio dell'invito. Allora, proseguiamo questo discorso riprendendo da dove ci eravamo fermati a proposito dell'intestino per diciamo riaffrontare il discorso dell'asse intestino-cervello. Perché appunto è stato un argomento di grande interesse che a partire dalla fine degli anni 90 è riemerso diciamo, soprattutto nella ricerca clinica, perché si è capito che il collegamento tra questi due grandi sistemi è presente ed è garantito dal sistema neurovegetativo, in particolar modo dal nervo vago, ma anche dalle fibre ortosimpatiche, e che attraverso il neurovegetativo ciò che avviene nell'intestino, e quindi l'equilibrio intestinale in termini di disbiosi o di eubiosi, quindi di una popolazione di microrganismi buona o cattiva per dirla in termini generali, può influenzare le dinamiche che diciamo avvengono all'interno del sistema nervoso centrale, quindi in termini di alterazione della neurotrasmissione e quindi delle funzioni anche cognitive superiori. E quindi da questo equilibrio derivano delle espressioni cliniche che sono le più disparate, che riguardano appunto la dimensione psichica. Quindi troviamo i disturbi dell'umore, troviamo la schizofrenia o i disturbi psicotici in generale, e facciamo rientrare anche il discorso delle neurodegenerazioni, quindi delle demenze. Tutte queste sindromi, queste patologie possono ritrovare all'interno dell'equilibrio intestinale un'alterazione di tipo disbiotico. Quindi vedete appunto che il collegamento è garantito dal nervo vago e dai gangli prevertebrali del sistema nervoso simpatico. Quindi l'intestino ha di per sé un apparato di neuroni, di alcune centinaia di milioni di neuroni, che sono organizzati in plessi, e che questi plessi poi fanno sinapsi con i due componenti principali del sistema nervoso autonomo, quindi vago e simpatico. Attraverso quindi le diramazioni il messaggio risale fin verso il tronco dell'encefalo e quindi l'interno del cervello. Chiaramente questa è l'organizzazione dell'intestino, che quindi non è fatta solamente di plessi nervosi, che è un'acquisizione, ripeto, relativamente recente, che quindi ha anche definito questo sistema nervoso come un secondo cervello, proprio per la mole di neuroni, per l'organizzazione interna in plessi e per quindi l'architettura anche abbastanza complessa che riguarda tutto il tratto intestinale, quindi dall'esofago all'ano, quindi è un secondo cervello diffuso in tutto l'intestino. Ma oltre al sistema nervoso chiaramente sono presenti le varie stratificazioni della mucosa, e a livello della zona sottomucosa troviamo le cellule immunitarie, quindi troviamo il tessuto
il sistema immunitario che è residente nell'intestino e che dialoga con il sistema nervoso enterico. Attraverso chi? Attraverso i protagonisti di questa storia, che sono i microrganismi, cioè tutte quei micro esseri viventi che abitano nel nostro intestino e che formano appunto la nostra popolazione di eubiosi, sistema di popolazione di microbi che formano una microbiota. Non mi veniva il termine, ma ero incantata sul microbiota. Ok, quindi riprendiamo appunto la slide precedente, per cui una condizione di stress va ad alterare il microbiota intestinale per un effetto neuroendocrino mediato dal cortisolo, quindi stress, anche stress di natura psichica, ma anche, come abbiamo detto, una malattia cronica è di per sé uno stress cronico di tipo infiammatorio, secrezione del cortisolo. Il cortisolo a livello della barriera intestinale altera proprio la struttura, la microstruttura della mucosa, rendendola più permeabile, quindi le celluline che formano lo strato di mucosa si separano una dall'altra, quindi diventano più permeabili al passaggio di micromolecole che fungono da antigeni, che sono prodotti dal microbiota. Il microbiota quindi dialoga con il sistema immunitario, ma cambiando la popolazione interna indotta appunto dallo stress o da una cattiva alimentazione o da una sedentarietà, questi messaggi portati dai microbi, quindi dal microbiota, inducono appunto un'attivazione in senso infiammatorio del sistema immunitario, che quindi inevitabilmente produrrà citochine, che sono le molecole effettrici, quindi mediatori infiammatori, che torneranno a livello centrale con il vago oppure prenderanno la via del sangue, ma sempre a livello cerebrale torneranno a dare appunto un segnale infiammatorio. E qua troviamo il discorso del metabolismo del triptofano, perché il microbiota intestinale svolge moltissime funzioni, cioè il fatto di avere questi microrganismi nell'intestino ha un significato, no? Noi siamo dei simbionti perché appunto viviamo anche grazie alla coabitazione con questi microrganismi, perché da una corretta popolazione del microbiota deriva la disponibilità delle principali vitamine che servono al funzionamento di tutti i nostri organi, che servono in primis per il metabolismo e per il funzionamento del cervello, ma anche per il funzionamento cardiovascolare e per in generale tutti i tessuti dell'organismo. Quindi se c'è una buona popolazione microbica avremo un buon livello delle principali vitamine, quelle del gruppo B, la vitamina K e via dicendo, se c'è un buon microbiota avremo, come vedete qui, una buona produzione di acidi grassi a catena corta, di cui il più studiato è l'acido butirrico o butirrato, che è stato ampiamente studiato in molti modelli, sia animali che umani, di malattie croniche infiammatorie, in primis le malattie infiammatorie croniche intestinali, quindi rettocolite ulcerosa, morbo di Crohn, e se appunto c'è una popolazione in grado di produrre questi acidi grassi a catena corta, ci sarà un buon segnale anche esterno che andrà quindi a indurre queste cellule immunitarie ad essere meno infiammate. Quindi questi mediatori, questi acidi grassi a catena corta non servono a scopo nutritivo, perché pur essendo dei grassi non vengono utilizzati a scopo energetico dalla cellula, ma sono dei veri e propri mediatori, come fossero degli ormoni o dei neurotrasmettitori, perché trasportano un messaggio, in questo caso un messaggio appunto che è di istruzione del sistema immunitario a dare un segnale antinfiammatorio. Di conseguenza, se cala la produzione di questi acidi grassi a catena corta per effetto di una disbiosi, avremo maggiore infiammazione, perché non troviamo quell'estintore pronto a spegnere un segnale infiammatorio, per esempio dato appunto da una cattiva alimentazione. Ok? Quindi, tornando al metabolismo del triptofano, quindi un'alterazione del microbiota, abbiamo detto che riduce la disponibilità di serotonina
e aumenta la disponibilità di glutammato. Da questo disequilibrio nascono le principali disturbi psichiatrici, la depressione, ma come anche le psicosi, come anche il disturbo bipolare, come anche le demenze, dove c'è sempre appunto una azione tossica del glutammato. Quindi, per quanto riguarda lo studio del microbiota nelle patologie psichiatriche, vedete qui ormai molte review sono concordi nel dire che ci sono dei drastici cambiamenti nel microbiota intestinale in molte malattie psichiatriche. Vedete autismo, schizofrenia, depressione maggiore, Alzheimer, Parkinson, ma anche sclerosi multipla, che è una malattia del sistema nervoso ad impronta autoimmunitaria, dove quindi l'aspetto infiammatorio è, se volete, ancora più evidente, ancora più drammatico. E vedete qua, sono stati fatti diversi studi che hanno in pratica trapiantato il microbiota di pazienti malati di depressione in topi germ free, cioè topi che non avevano un microbiota, che erano stati proprio puliti dal punto di vista della popolazione del microbiota. Il semplice trapianto di questa popolazione particolare, i microbi che abitavano l'intestino di questi pazienti depressi, induceva nel topo dei comportamenti, vedete, di tipo ansioso e depressivo, cioè riproduceva lo stesso comportamento e quindi le stesse atteggiamenti riportati in senso sperimentale dei pazienti malati, ok? Addirittura quindi due specie diverse, uomo topo, ok? Ancora, questi topi che erano stati appunto riempiti di questo microbiota patologico mostravano una alterata ratio del rapporto chinurenina-triptofano, che è esattamente questo concetto che abbiamo detto prima, perché il triptofano si riduce, aumenta sì il glutammato, ma aumenta anche questa molecola, che è una sorta di molecola di scarto, diciamo, di questo metabolismo, che è l'acido chinureninico o chinurenina, che è appunto metabolita tossico, infiammatorio, e che poi è proprio espressione di una attivazione del glutammato. Ok? Quindi questi topini che avevano ricevuto il microbiota di pazienti depressi avevano proprio questo sbilanciamento tra triptofano e chinurenina. Ancora, pazienti con sindrome dell'intestino irritabile, con ansia, quindi con manifestazioni ansiose, ancora sono stati i donatori di un microbiota che è stato trapiantato sempre in topi germ free. E anche qui sintomi gastrointestinali che insorgevano nei topi e comportamenti sempre di tipo ansioso, quindi veniva riprodotta esattamente la sintomatologia dei pazienti umani, ok? Ugualmente, guardate, è un discorso assolutamente sovrapponibile se i pazienti donatori di partenza sono malati di Parkinson o di sclerosi multipla. Quindi vedete che il meccanismo è lo stesso. Microbiota proveniente da queste tipologie di pazienti, in topi germ free, i topi sviluppano comportamenti e addirittura manifestazioni, diciamo, di tipo clinico, di tipo neuroinfiammatorio, addirittura sviluppano encefalomieliti autoimmuni, quindi esattamente il correlato del topo della sclerosi multipla, ok? Solo per il semplice fatto di aver ricevuto quel microbiota, ok? Quindi è chiaro che c'è una correlazione oramai incontrovertibile tra questi due sistemi. Nel topo sono stati individuati questi tre elementi che sono sempre costanti: una decremento della ratio tra Firmicutes e Bacteroidetes, nel senso che i Bacteroidetes sono di più dei Firmicutes, una riduzione dei lattobacilli e un incremento degli Oscillibacter. Questa è una costante, diciamo, in tutti gli studi in cui sono stati utilizzati i topi, di disregolazione appunto del microbiota e sviluppo di comportamenti depressione-like, cioè di quello che un topo può manifestare come depressione, ovviamente. Questi studi inoltre poi ci hanno
spiegato appunto come poter modificare il microbiota. Quindi il microbiota si può modificare o dando dei precursori, cioè delle sostanze che sono il cibo, diciamo, dei microbi, che sono i prebiotici, con cui quindi i microbi si nutrono, di cui i microbi si nutrono e da cui quindi deriva una selezione della popolazione microbica. E questi prebiotici sono i fruttooligosaccaridi e i galactooligosaccaridi in questi studi clinici che hanno utilizzato appunto i topi. Anche qui vedete nel topo dare questi semplici prebiotici migliorano i comportamenti di tipo depressivo e ansioso in topi sottoposti a uno stress psicosociale. Quindi, posto che lo stress psicosociale nel topo induce un comportamento o depression like o anxiety like, dare un prebiotico di questo tipo vuol dire modificare il microbiota e quindi migliorare questi comportamenti. Inoltre, sempre sul topo, si è visto che arricchire il nutrimento con prebiotici riduce il cortisolo, migliora quindi il microbiota e diciamo in parte è stato già confermato su adulti volontari diciamo questo tipo di intervento, quindi l'utilizzo di prebiotici nel miglioramento di sintomatologia ansioso-depressiva in assenza di malattia, quindi in assenza di una diagnosi conclamata ansiosa o depressiva. Ancora, qui troviamo appunto invece i probiotici, quindi passiamo al successivo, quindi non dare la benzina che fa selezionare una certa popolazione microbica, ma fornire direttamente una diversa popolazione microbica che quindi va a modificare il microbiota. In questo caso, sempre negli animali ma anche sugli umani, un cocktail di probiotici con lactobacilli e bifidobatteri di questi ceppi riduce ansia e cortisolo e alza la soglia del dolore, quindi c'è una migliore responsività al dolore. L'utilizzo degli antibiotici, che dicevamo prima, è un potente chiaramente induttore di disbiosi, quindi di alterata popolazione microbica appunto a livello gastrointestinale, che cosa succede? L'utilizzo degli antibiotici altera il comportamento dell'animale, cioè induce un comportamento di tipo ansioso, riduce il BDNF nell'ippocampo e altera la trasmissione a livello dell'amigdala, ok? Quindi ha degli effetti proprio legati alla funzionalità cerebrale. La somministrazione del lactobacillo reuteri migliora il comportamento sociale, addirittura in un modello murino di autismo, dove appunto nell'autismo la caratteristica fondamentale è proprio la mancanza di interazione sociale, il contatto, no, con l'altro. E quindi la somministrazione di questo ceppo di lactobacillo migliora proprio le interazioni sociali. Vedete che nel topo è stato dimostrato l'incremento della trasmissione dell'ossitocina, quindi della disponibilità di ossitocina, e una migliore appunto regolazione mediata dal vago. Quindi è stato appunto individuato un'azione diretta di questo lattobacillo sulla attivazione del vago, che abbiamo detto appunto ha un ruolo prettamente antinfiammatorio, e aumento della disponibilità di ossitocina a livello centrale. Inoltre c'è anche un'evidenza sul ruolo dei probiotici nel ridurre l'ansia, diminuire la risposta allo stress e migliorare l'umore in persone, quindi in questo caso uno studio invece su umani, con malattia da intestino irritabile e sintomi da fatica cronica. Quindi vedete appunto che il colon irritabile, l'intestino irritabile spesso ha delle manifestazioni legate al tono dell'umore, quindi molto spesso oltre ai sintomi intestinali questi pazienti riferiscono appunto ansia, depressione, isolamento sociale, e quindi vedete che questo, l'utilizzo dei probiotici può avere un razionale clinico se utilizzato in questi pazienti. Tornando appunto ai lattobacilli, vedete qua topi che hanno appunto in questo indotto proprio un disturbo dello spettro autistico, se appunto allevati con lattobacillo reuteri vanno ad aumentare appunto disponibilità di ossitocina e il circuito della ricompensa dopaminergico e hanno appunto una migliore attivazione vagale. Questo diciamo, effetto viene annullato nel momento in cui il vago viene sezionato, quindi se a questi topi viene
eliminata la via di connessione tra primo cervello e secondo cervello, che è quindi il vago, questo effetto positivo di una modificazione del microbiota viene meno. Questo però viene ripristinato con l'utilizzo dell'ossitocina, perché comunque l'ossitocina appunto è un mediatore fondamentale per appunto la neurotrasmissione cerebrale e quindi poi appunto un miglioramento del circuito della dopamina. Anche qua studi appunto sul tra umani e topi c'è una certa qual differenza, perché non siamo esattamente la stessa cosa, quindi i risultati entusiasmanti avuti su molti modelli murini, sia di depressione che di autismo che di altri disturbi diciamo di tipo psichiatrico, non si sono riproposti in maniera esattamente sovrapponibile sul modello umano, però vedete che comunque ci sono delle evidenze, soprattutto appunto per quanto riguarda i ceppi che fanno parte del lattobacilli e dei bifidobatteri, che sono tra l'altro quei ceppi maggiori produttori di acidi grassi a catena corta, cioè di quel butirrato di cui parlavamo prima. Sono proprio queste le popolazioni che producono più butirrato, quindi vedete che non solo c'è un'azione appunto mediata dal vago, ma c'è un'azione antinfiammatoria dove appunto è il butirrato a fungere il ruolo principale antinfiammatorio su uno spegnimento di una risposta immunitaria appunto di tipo infiammatorio. Chiaramente la necessità principale è di avere degli studi su larga scala che confermino appunto le evidenze avute sul modello murino. E quindi vedete appunto, per riprendere questo concetto, che questo asse è sicuramente il principale che tutti gli operatori dovrebbero avere in mente, perché si esplica in moltissime appunto malattie e soprattutto appunto in quelle psichiatriche, dove troviamo appunto depressione d'ansia, troviamo autismo e schizofrenia, troviamo anche epilessia o malattie appunto autoimmuni del sistema nervoso, quindi sclerosi multipla, troviamo le dipendenze proprio per questo collegamento importante col circuito della ricompensa. E poi troviamo appunto il discorso invece legato alla neurodegenerazione, quindi sia post-ischemica, vedete qui stroke, sia neurodegenerativa legata appunto all'Alzheimer. Quindi vedete la mole, diciamo, di malattie in cui poter applicare questo discorso, in cui quindi poter dare consiglio, indirizzare verso esperti che si occupino di alimentazione o che siano appunto esperti di probiotici. E quindi ancora troviamo un altro importante legame, cioè tra i pazienti che hanno malattie di tipo schizofrenia o disturbo bipolare, quindi malattie psichiatriche, e disordini metabolici. Quanti pazienti hanno questo tipo di malattie? Diabete, l'obesità, malattie metaboliche, ma anche malattie coronariche. E questo appunto non è un caso, perché queste condizioni sono tutte accomunate da uno stato infiammatorio cronico, quindi l'uno sorregge anche l'altro. E ancora, la percentuale di diabetici tra i sofferenti di schizofrenia o bipolarismo è superiore rispetto alla norma. Siamo attorno al 15-20% negli schizofrenici e del 25% nei bipolari. E ancora, quindi troviamo qui una condizione di ridotta disponibilità del BDNF che si correla proprio a queste condizioni di alterato metabolismo. Quindi c'è anche qui un doppio legame, dove appunto una condizione di malattia metabolica riduce anche la disponibilità del principale fattore neurotrofico, che è appunto il BDNF, che poi appunto, se è carente, non solo altera, diciamo, i circuiti di neurotrasmissione, ma induce ad atrofia il cervello, quindi quel cervello andrà più velocemente incontro all'invecchiamento. E quindi poi passiamo appunto a un altro diciamo, elemento importante, perché si è fatto grande ricerca sull'utilizzo degli omega 3. Quindi gli omega 3, che come sapete sono acidi grassi a catena lunga, che hanno una funzione intrinseca di essere dei potenti antinfiammatori, perché bloccano l'attivazione dei geni infiammatori e bloccano lo stress ossidativo lipidico. E quindi chiaramente si è fatto tutta una grande ricerca su questo, sia su modelli murini che su umani. Anche qua appunto trovate prevenzione della psicosi, uno studio fondamentale proprio che ha seguito
questi giovani a rischio appunto di manifestazioni psicotiche, e i pazienti che avevano avuto una supplementazione con omega 3 trovavano praticamente dopo 12 mesi dalla fine dello studio, quindi un follow up pure abbastanza lungo per essere uno studio di intervento, solo una persona nel gruppo in trattamento con omega 3 aveva sviluppato una sindrome psicotica, contro ben 11 nel gruppo placebo, quindi chi non aveva avuto in supplementazione agli omega 3. E quindi questo è uno poi degli studi più importanti che ha dato il via a molte altre sperimentazioni. Questo è uno studio randomizzato controllato in adolescenti con personalità borderline. Anche qui, alla fine del trattamento con N3, quindi con omega 3, 12 settimane, questi pazienti, questi ragazzi, avevano significativamente migliorato le funzioni generali e ridotto i sintomi psichiatrici, comparati col placebo che invece non aveva avuto gli omega 3. Un altro studio pilota su ragazzi che hanno invece una psicosi conclamata, che quindi hanno già una malattia manifesta, anche qua sono stati trattati prima con farmacologia classica e poi per 2 anni successivi con aggiunta di omega 3. Anche qui abbiamo trovato dei miglioramenti significativi su tutte le scale cliniche del disturbo. Quindi dare o non dare gli omega 3 fa la differenza per quanto riguarda sicuramente la psicosi. Anche qua un altro studio, sempre schizofrenia, primo episodio, giovani, randomizzato controllato, quindi importante dal punto di vista statistico. Qui avevamo come placebo l'olio d'oliva e come intervento omega 3 oltre 2 grammi al giorno per 6 mesi. Anche qua vedete abbattimento del 50% dei sintomi, nel 69% dei pazienti trattati con omega 3 rispetto al 40% del gruppo placebo, quindi numeri importanti. Qui troviamo appunto altre meta-analisi che ci dicono esattamente la stessa cosa in chi? Nei pazienti che hanno una depressione. E anche qua troviamo in meta-analisi, quindi una raccolta di studi pubblicati sull'argomento, troviamo un razionale nel dare gli omega 3 anche nei pazienti affetti da depressione. E quindi addirittura la conclusione, dicono appunto che può essere un trattamento alternativo per la depressione, perché addirittura viene definita proprio dagli autori la depressione avere un'ipotesi fosfolipidica, nel senso che in tutti o nella gran parte dei soggetti depressi è stato sistematicamente individuato una carenza di omega 3, quindi l'ipotesi fosfolipidica significa che se non ci sono gli omega 3, il cervello di questi pazienti tende a essere più infiammato perché le membrane appunto hanno un'alterazione strutturale mancando gli omega 3, e quindi supplementare con omega 3 ridurrebbe l'infiammazione e quindi migliorerebbe i sintomi, quindi in questo senso l'ipotesi fosfolipidica. È chiaramente un'esagerazione perché non è che gira tutto intorno ai fosfolipidi, però diciamo che le evidenze sono talmente importanti che comunque questo giustifica nel estremizzare diciamo questa condizione e dire che è un'ipotesi fosfolipidica. Anche qua depressione, sempre superiorità netta degli omega 3 sul placebo, ok? Superiorità senza significatività clinica per altri autori. Ovviamente c'è dibattito ancora, quindi per questo che servono sempre più studi, sempre più su larga scala. La Cochrane, come al solito, smorza tutti gli entusiasmi, comunque nel 2015 dice che non si devono dare conclusioni definitive perché secondo loro diciamo la superiorità era piccola e clinicamente poco significativa, ma insomma anche qui ci sarebbe da discutere perché insomma le percentuali parlavano un po' da sole. E poi addirittura si dice che comparare un trial randomizzato controllato omega 3 e antidepressivo classico, i risultati sono gli stessi, cioè che omega 3 fa quanto l'antidepressivo. Allora, il fatto che non sia superiore alla fine ce ne frega anche poco, nel senso che se il risultato è uguale, perché dare l'antidepressivo? Tentiamo un'altra strada. E quindi anche qui dice giustamente questo autore che più, cioè se si ha il modo di valutare l'infiammazione sistemica di quel paziente depresso e la si trova alta, c'è un motivo in più per dare gli omega 3, perché si è visto che più gli indici infiammatori sono alti, più quindi verosimilmente i sintomi depressivi sono gravi e più gli omega 3 sono efficaci. Quindi in questo senso sarebbe utile fare questo tipo di comparazione per aspettarsi
un effetto terapeutico migliore. Anche qui, poi, allora, sì, anche qui la stessa cosa, diciamo, ci dice che se le manifestazioni sono più severe o se c'è una comorbidità di ansia e depressione, gli omega 3 sono una terapia efficace, sono un rimedio che va assolutamente considerato. Dove appunto il ruolo degli omega 6, in questo caso, nella regressione dei sintomi, non è, diciamo, non è considerato, nel senso che la parte da leone la fanno proprio gli omega 3, che per un discorso biochimico portano alla sintesi di sostanze prettamente antinfiammatorie. Gli omega 6 invece possono produrre infiammazione. E questo studio, che deriva da uno studio sulla dieta mediterranea, che era il Predimed, che ha fatto insomma molto clamore, perché appunto rivalutava il discorso della dieta mediterranea come grosso componente proprio di prevenzione cardiovascolare, ancor prima del colesterolo, ancor prima dell'obesità, ancor prima del fumo. Quindi c'era un discorso, diciamo, molto importante dal punto di vista dell'alimentazione nella prevenzione cardiovascolare. Hanno fatto questo trial a parte, che era il Predimed Plus, da cui hanno estrapolato questi dati. Qui, diciamo, c'è una sempre conferma del fatto che gli omega 3 siano bassi nei pazienti depressi, e che supplementare gli omega 3 e dire ai pazienti che devono mangiare il pesce migliora i sintomi depressivi, quindi c'è una relazione diretta. La cosa, diciamo, che scagiona un po', diciamo, la maggior parte delle persone è che questi autori dicono che consumi anche moderati bassi di pesce comunque proteggono addirittura meglio del un consumo, diciamo, frequente di pesce. Mi pare che il primo fosse 10 grammi al giorno. Sì, questo qui è il consumo di pesce in quantità di grammi al giorno, quindi 20-60 grammi al giorno di pesce praticamente danno la protezione massima, secondo questo studio, dagli effetti di uno sviluppo di depressione. Come anche una quantità moderata di assunzione di omega 3, quindi circa un grammo al giorno, questo torna con altri studi, quindi non bisogna ammazzare i grammi su grammi di omega 3, basta una diciamo, somministrazione fisiologica per circa un grammo, per proteggere a livello massimo, appunto, che la curva, vedete, che si flette il più possibile in questa zona, i pazienti dallo sviluppo di depressione. Qui, diciamo, si potrebbe aprire un dibattito, però comunque è un discorso importante. Notate però che questi erano tutti pazienti obesi con la sindrome metabolica oppure sovrappeso, cioè non erano proprio pazienti solo depressi o comunque solo a rischio di depressione, erano pazienti comunque già con un quadro metabolico alterato. Infatti loro dicono, non è detto che questo non abbia influenzato l'esito dello studio. E la conclusione quindi dice che appunto si possono dare gli omega 3 per la depressione, anche bipolare, per il disturbo da iperaccitabilità e dell'attenzione, e per la psicosi. Andiamo avanti, andiamo velocissimo, anche sì, il tempo sì, in genere, sì, da 5 minuti proprio. E anche qua, appunto, nell'ansia, appunto, andiamo a dare questi omega 3 sono ugualmente efficaci, quindi abbiamo appunto un articolo appunto pubblicato sul JAMA, e appunto un grammo al giorno, cioè non esagerare, e anche col consumo di pesce un consumo, insomma, normale. Chiaramente i farmaci antidepressivi, non ve lo so dire, insomma, hanno l'efficacia che hanno, e qua ci sono moltissimi supporti di letteratura che ve lo possono dimostrare. E poi due parole appunto sull'attività fisica e sull'acupuntura. L'attività fisica, come sapete, è fondamentale per il metabolismo, per il peso, la pressione e via dicendo, però è fondamentale anche per il sistema nervoso centrale, perché è un fattore importantissimo di neuroprotezione, cioè protegge i neuroni dalla morte, ok? Quindi aumenta proprio il trofismo dei neuroni, e qua ci sono i meccanismi molecolari, quindi c'è questa molecola che è una miochina, quindi diciamo una citochina buona rilasciata dai muscoli durante l'attività fisica,
che avrebbe, diciamo, dei recettori direttamente posti sull'ippocampo, che è la sede fondamentale di produzione dei ricordi, e quindi quando c'è più irisina l'ippocampo è più protetto e si formano nuovi neuroni, aumenta la plasticità e la neurogenesi. Quindi fare attività fisica ha una azione diretta di protezione della funzione cognitiva, quindi per i disturbi della memoria, la demenza, ma anche la depressione, che sapete essere associata a un'atrofia dell'ippocampo, ok? Quindi sempre lì andiamo a sbattere. Questo è l'effetto, diciamo, dell'attività fisica, effetti positivi maggiore per un'attività, esercizio aerobico cronico. Cronico in questo caso è positivo come termine. Quindi attività fisica costante e, se possibile, quotidiana, che ha degli effetti stabili differentemente dall'esercizio acuto. L'esercizio acuto ha un effetto limitato che non dà, appunto, risultati nel tempo per quanto riguarda la protezione dalla demenza e dai disturbi dell'umore, ok? L'agopuntura, anche qua sono stati fatti molti studi, addirittura meta-analisi, per dirvi quanti studi sono stati fatti sulla depressione e soprattutto sull'insonnia da depressione, disturbi del sonno, e vedete che è assolutamente raccomandabile per quanto riguarda proprio i sintomi dell'insonnia. Meno evidenza per quanto riguarda i sintomi depressivi, ma se abbiamo, appunto, un paziente depresso con insonnia, lo mandiamo da un agopuntore. Addirittura l'agopuntura, sapete che ha un effetto centrale proprio legato alla neurotrasmissione, vedete qui, riduce la neurotrasmissione glutammatergica, il glutammato che avevamo visto prima, quello indotto dallo stress, dall'infiammazione, dalla disbiosi e via dicendo. E vedete, sono stati presi tutta la platea di pazienti psichiatrici, depressione, ansia, schizofrenia, Alzheimer. Quindi ha un effetto diretto sulla neurotrasmissione, quindi sui neurotrasmettitori. E chiaramente la meditazione, non c'era tempo di portare gli studi, però il discorso è che la meditazione agisce proprio sulla protezione dell'ippocampo, quindi ne evita l'atrofia se c'è una meditazione continuativa nel tempo, riduce l'ipertrofia dell'amigdala, che sapete essere molto iperattiva nei disturbi di depressione, di ansia e nei disturbi bipolari, e quindi, diciamo, che assolutamente la meditazione protegge il cervello e migliora i sintomi, perché riduce il cortisolo e migliora i sintomi di ansia e depressione. Con questo vi saluto. Bene, abbiamo fatto tardi, eh? Sì, abbiamo fatto un po' tardi, quindi faremo un abbiamo spazio giusto per un paio di domande. Io vi vorrei chiedere se ci stanno studi su effetto antinfiammatorio della psicoterapia, perché abbiamo nominato la meditazione, l'agopuntura, abbiamo nominato lo yoga, ma sulla psicoterapia, che è il nostro principale campo di applicazione, cosa abbiamo? Sì, ci sono purtroppo non studi così approfonditi come quelli che descriviamo adesso Anna Giulia. Per esempio sulle tecniche mente-corpo addirittura hanno fatto proprio dei lavori studiando NFKB, cioè andando proprio sul dettaglio. Per quanto riguarda la psicoterapia, ci sono delle cose sulla psicoterapia cognitivo-comportamentale. Sì, quindi il comportamentale e l'interpersonale, l'IPT. Ci sono dei lavori, però ancora pochi, purtroppo, e abbastanza grossolani, nel senso che prendono come marker che ne so, la conta dei globuli bianchi, mentre invece questi altri lavori vanno più in profondità. Ma non ho dubbi che quando la psicoterapia funziona abbassa tutto il sistema, quindi. Però ecco, sarebbe il caso di cominciare a fare qualche studio anche. Voglio dire, anche banale, faccio degli esempi. Voi ricevete un paziente, no? Che viene da voi per un disturbo X. Questo paziente porta dell'analisi. In questa analisi normalmente c'è la PCR. Di solito c'è la PCR. Vabbè, ci può essere la VES. La VES è sicuramente la VES, la PCR. Se si volesse organizzare uno studio, basterebbero due indicatori, la PCR
e il cortisolo salivare. Cioè il cortisolo salivare qui non è assolutamente invasivo, non fai un prelievo. Noi facciamo questi studi, per esempio, quando facciamo i corsi di meditazione, noi facciamo uno studio con il cortisolo salivare. Adesso abbiamo già pubblicato un lavoro, adesso stiamo sottomettendo i risultati di un randomizzato controllato che abbiamo fatto all'Aquila con studenti di psicologia con il cortisolo salivare e i test psicologici. Quindi abbinare reattivo psicologico, cortisolo salivare all'inizio del trattamento e alla fine del trattamento, già c'hai un'indicazione se il trattamento ha degli effetti anche di carattere biologico, oltre che di carattere della pratica meditativa, non della psicoterapia. Ma anche in caso di psicoterapia. No, non l'abbiamo fatto. Sto proponendo appunto agli psicoterapeuti di organizzare, sarebbe una cosa, ormai col cortisolo salivare si fa abbastanza facilmente, credo che anche a Roma si trovano laboratori che fanno questo lavoro. Se poi volete essere più sofisticati, quello che abbiamo fatto noi, fate una elicitazione a risposta di stress, quindi inducete una risposta stressante, misurate il cortisolo salivare indeterminati nella curva della risposta. Fate questo lavoro all'inizio e alla fine della terapia e vedete se il paziente non solo sta meglio psicologicamente, ma ha imparato a regolare lo stress dal punto di vista strettamente biologico. Sì, ma lo trovate comunque, questa cosa è gratuita, si scarica gratuitamente. Sì. Lo trovate sul quadro medico. Bene, vi ringraziamo allora. Scusa, con ansia, stress e tanto, quindi la curva del cortisolo salivare risulterebbe alterata. Sì. Onestamente un po' di dubbi, perché nelle persone addirittura con adenomi surrenalici la curva può rimanere integra, quindi non lo so, cioè mi chiede così sensibile, sì, allora, il cortisolo salivare, sì, da... Sì, spiego. Questa è una domanda. Sì, sì, certo. Riconoscete, Carlo? No. Blundo, Carlo. Allora, da un lato c'è la letteratura che è sempre più precisa, però io posso portare anche proprio direttamente alla nostra esperienza. Noi abbiamo fatto questo studio all'università, no, questo studio pubblicato poi anche all'Aquila. Il primo pubblicato è uno studio non randomizzato. Le persone che venivano al nostro corso, ne abbiamo selezionati 125 dentro questo grande gruppo, un sottogruppo in cui abbiamo testato il cortisolo basale all'inizio del corso e alla fine del corso e il cortisolo sotto stress. Quindi abbiamo indotto ai nostri allievi, diciamo così, una condizione stressante. Per esempio, gli abbiamo dato poco tempo per rispondere alle matrici di Raven, quindi tutte quelle robe lì che misurano l'intelligenza, in quel caso erano semplicemente un attivatore dello stress all'inizio e alla fine del corso. Cortisolo salivare 5 minuti prima, 10 minuti durante la prova, alla fine della prova, mezz'ora dopo, quindi tutta la curva della risposta di stress. Alla fine del corso il cortisolo basale si è abbassato, statisticamente era significativo, ma anche il cortisolo sotto stress, questa è la cosa più interessante, ci metto 30 secondi ma è proprio importante. Noi abbiamo visto il nostro gruppo che poteva essere diviso in due sottogruppi, uno che sotto stress sparava tantissimo, cortisolo alto, un altro gruppo che sotto stress poco più che si muoveva il cortisolo. Sarebbe interessante, non abbiamo potuto farlo, ma probabilmente questi che non alzano il cortisolo sotto stress c'è qualche problema. Spesso, come sapete, nel disturbo da stress post-traumatico o nei traumi non c'è l'impennata del cortisolo.
abbiamo comunque trovato in una popolazione sana, abbiamo trovato questi due sottogruppi all'inizio del corso. Alla fine del corso, quelli che sparavano troppo si sono abbassati, quelli che non producevano niente si sono alzati. Quindi proprio è un indicatore estremamente sensibile il cortisolo salivare. E in più c'è il cortisolo del capello, che è un altro strumento che addirittura ti studia lo stress cronico, nel senso che se tu prendi 3 cm di capello c'hai la storia degli ultimi 3 mesi del cortisolo prodotto quindi è una roba fattibile, ormai costa pure poco, non è invasiva. Io consiglio veramente di metterci un po' la testa, ragionarci e magari anche col vostro contributo cominciare a fare qualche studio, perché è importante correlare l'aspetto psicologico con l'aspetto biologico, perché è così che dai anche sempre più forza al lavoro dello psicologo e dello psicoterapeuta. Cioè, non solo sta meglio con i test, ma c'ha anche questi dati biologici che sono molto, molto robusti. Nel nostro corso però, perché dovrebbe il corso dove parla un po' più forte che influire sulla funzione del cortisolo? La meditazione. Era un corso di meditazione, quindi non di meditazione. No, era un corso di meditazione. Perfetto. E questi soggetti li abbiamo studiati anche con reattivi psicologici classici, con 4 scale: ansia, depressione, somatizzazione, stima di sé, e c'è una correlazione diretta tra sintomatologia psicologica e andamento del cortisolo, proprio strettissima. Alla fine del corso c'è un abbassamento dello score di tutte le scale descritte e al tempo stesso c'è un abbassamento. E la durata di questo corso? Com'è? La durata? La durata sono 30 ore, 4 giorni consecutivi. Quindi alla fine dei 4 giorni? Alla fine dei 4 giorni. Comunque se voi volete, appunto, noi potremmo mandare alla segreteria della scuola lo studio che abbiamo pubblicato, altre cose che potete poi leggere. E poi lo facciamo tra qualche giorno. Se grazie a voi anche per la vostra partecipazione. Alla prossima.